Salve ragazzi, Maestro Fantini, la Tosa Escrima Italia, vi do il benvenuto sul nostro canale, oggi con un video sull'abanico. Abbiamo avuto un paio di giorni fa un'interessante chiacchierata con degli amici di Cebu, dove si riscontra ultimamente una grande discussione su quello che sono colpi d'arma da taglio e colpi d'arma da botta. Voglio spiegarvi una cosa: il 99% delle persone che praticano Arnis, Kali e Scrima dicono di praticare scherma di armi da taglio, ma si allenano al 99% con i bastoni. Cosa succede quando ci si allena solo con i bastoni? Che si prende praticamente la postura di la scherma con il bastone e non quella con un'arma da taglio. C'è una grande differenza tra praticare con un bastone e un'arma da taglio. Ok? Bisogna allenarsi con le armi da taglio, con spade, pugnali, macete, spadoni a due mani, se si dice di fare scherma filippina. Se si parla di combattimento con il bastone, potrebbe essere da un punto di vista scherma filippina se il praticante è un praticante con le armi da taglio, ma si parla di combattimento con il bastone se il praticante usa uno stick. Qualsiasi misura, che sia lungo, medio o corto, è uno stick. È uno stick è limitato nel colpire con il pugno, con il bastone e con la punta. Ok? La punta del mio bastone può essere un colpo d'arresto, ma mai un colpo che passa l'avversario. Il mio colpo con il bastone, tirato di botta o tirato di frustata, ok, o passante, non sarà mai un taglio. E se non colpite la mano o la testa, sarà molto difficile che la persona che subisce il colpo passante con un bastone si fermi, sia che il suo livello di dolore è molto minimo, ma in una colluttazione dove l'adrenalina funge da anestetico, anche dei colpi in testa non possono essere abbastanza per fermare la colluttazione. Magari ce ne vuole più di uno per fermare la persona che sta attaccando. Non possiamo girare in Italia con delle cose così, ma stiamo praticando un'arte marziale storica, culturale, di un'altra zona del globo, cioè le Filippine. Nelle Filippine portare un machete all'interno della diciamo foresta o nelle campagne, vedete chiunque avere un bolo o un puniti al suo fianco. Nelle città è vietato, ma nelle zone della campagna si può portare il suo machete per uso domestico, cioè tagliare le frasche, puntare gli alberi, tagliare la testa al gallo per cucinarlo, okay? E nelle risse non tireranno mai fuori un bastone, tireranno sempre fuori questo. Ora, abanico con il bastone. Guardate bene, ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cosa succede? Che non sto colpendo con la zona del filo, ma colpisco sempre di piatto. E ora vi dimostro una cosa. C'è chi impugna per il 90% un bastone, userà il machete al 80% come se fosse un bastone. Lo userà così. Vedete? Userà il piatto. Il piatto, quando colpisce qui, colpirà di piatto, e quando colpisce così, colpirà di piatto. Ed è il modo errato di tirare un abanico con un'arma da taglio.
Allora, quando si colpisce con un'arma da taglio, si porta il filo. E quando si ritorna, guardate cosa succede, tirerete col piatto. Qua tirerete col filo, qui tirerete col piatto. Perché? Perché chi pratica stick fighting è uguale come colpisce con il bastone, perché arriverà sempre a colpire. Ma quando si impugna un'arma da taglio, bisogna avere un pochino di postura del braccio e del corpo per riuscire a tirare con il filo. Perciò quando sarò qua, voglio colpire di abanico. Qui e quando giro dovrò allungarmi per tirare. Qui tirerò così, vado indietro e qui vengo in avanti. Qua vado indietro, qui vengo in avanti. La stessa cosa qui, stessa cosa qui, stessa cosa qui, stessa cosa qui. Gomito stretto, ok, e si usa questo movimento. La seconda domanda che è stata fatta era se il redonda fosse solo un colpo per il bastone, o se fosse un colpo per il machete, o puniti, o bolo, o campilan. Ragazzi, hanno un pochino di confusione questi grandi nomi nelle Filippine e negli Stati Uniti d'America, perché non hanno capacità schermistica. Non tutti sono bravi combattenti di bastone, ma si devono limitare a nuotare nel loro stagno dove si usa il bastone. Allora, il sole filippino e Marozzo Square, scherma italiana di eccellenza. Se uso i miei movimenti del sole, avrò quello che si chiama redonda, ok? Ora, fatto con un bastone, sarebbero tutti colpi lunghi, circolari, che se prendono la mano, il gomito, la testa, con gli ultimi 10 centimetri del bastone fanno danni. Ma se la persona vi fa un assalto e voi siete nel vostro redonda con un bastone, avrà più possibilità l'aggressore di avere successo che voi con un bastone tirando in redonda. Perciò in redonda non è un movimento del bastone. Lo si può praticare con un bastone tirando dei redonda, ok? Da banda in banda, vertical, vertical, ikis, quello che volete. Ma in redonda, come il 90% di tutti i colpi tirati con il bastone, sono colpi d'arma da taglio, che molti hanno dimenticato. Ok? Qua tiro tutto quello che è il mio redonda, che è redonda in serrada, redonda in abierta, ok? Banda e banda, X, ok? Figure 8 reverse, figure 8 regular, abanico, estocada, sono tutti colpi portati con il machete. Machete, puniti, bolo, campilan, non è diverso. Se ho il mio campilan, ok, non potrò fare colpi pam pam così, ma andrò a effettuare colpi lunghi, circolari, a X, in stoccata, abanico, X, figure 8, ok? E tutti quei colpi che posso tirare
con la mia lama. Ovvio che anche un colpo tirato di piatto con una spada sulle guance fa male, ma questo è quello che taglia qui, che taglia qui, taglia qui, che taglia qui, che taglia qui. Ok? Una lama non è un bastone non è una lama. La stessa cosa quando vedo fare molti con il pugnale, gli stessi movimenti. Ok? Il taglio è quando si arriva molto vicino, la punta è quella che si usa per colpire, ma qui apriremo un nuovo tema appena è possibile incontrarci tutti insieme, dove faremo delle live su YouTube e su Facebook. Che dire, ragazzi? Ricordatevi che questo deriva da questo. Ok, video è finito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e so che siete in tanti che mi seguite. Il canale cresce ogni giorno, i messaggi in privato sono tantissimi, ragazzi. Io non riesco a starvi tutti dietro, perché se devo starvi tutti dietro dovrei praticamente stare 5-6 ore soltanto a rispondere ai messaggi. Io cercherò in questo giorno, tra stasera e domani, di mandarvi un saluto a tutti. E ricordatevi: a blade is not a stick, the stick is not a blade. Ma buai, esclamatore.